Una buona domenica e un benvenuto a tutte e tutti voi che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Bequite Evangelica, a voi che state assistendo alla diretta Facebook o ascoltando questo culto dalla pagina di YouTube. Vogliamo iniziare raccogliendoci in preghiera. Il Signore è presente in mezzo a noi, il Signore ci riunisce, il Signore ci unisce. Possa il suo amore dimorare in noi, possa la sua presenza illuminarci, possa la sua parola rafforzarci. Amen. Leggo il Salmo 145. Io ti esalterò, o mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, o Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Il Signore è giusto in tutte le sue vie e benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. Il Signore protegge tutti quelli che l'amano, ma distruggerà tutti gli empi. La mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre. Preghiamo. Signore, anche noi, come il salmista, vogliamo lodarti per la tua potenza e per la tua bontà. Ti lodiamo per tutto quello che ci doni e per tutto quello che ci chiedi. Ti lodiamo perché sappiamo che possiamo affidarci a te. E perché sappiamo che ci sostieni sempre anche nei momenti più difficili. Sii accanto a noi, Dio nostro. Aiutaci a fronteggiare la rassegnazione che a volte troviamo nelle nostre chiese. Aiutaci a ricercare nuove vie per uno stile di vita di cristiane e di cristiani maturi. Aiutaci a contrastare con risolutezza e coraggio ogni forma di odio, xenofobia e di nazionalismo esasperato che si stanno evidenziando con maggior forza in questi ultimi tempi. Rendici capace di testimoniare della nostra fede alle nuove generazioni, in modo da agire insieme per una società più giusta, in cui il tuo amore vinca sulle nostre miserie. Amen. Signore,
Ascoltiamo la parola del Signore, come contenuta nel libro dei Numeri, al capitolo 6, i versetti dal 22 al 27. Il Signore giunse a Mosè: parla ad Aarone e ai suoi figli, e riferisci loro. Voi benedirete così gli Israeliti, direte loro: ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io ti benedirò. Care sorelle e cari fratelli nel Signore, chi di voi è abituato ad utilizzare un lezionario per la lettura quotidiana della Bibbia, come il nostro Un giorno una parola, forse si sarà accorto che oggi è la domenica della Trinità. E infatti la prima domenica dopo la Pentecoste è dedicata per un'antica tradizione cristiana alla Trinità. Non a caso essa è posta dopo la Pentecoste, cioè dopo la lettura del racconto biblico del dono dello Spirito Santo, che segue la risurrezione di Gesù e la sua ascensione al Padre. In questa domenica, infatti, noi ricordiamo che tutta l'opera di redenzione che Dio ha attuato per noi è opera di Dio nella sua pienezza. Essa è la volontà del Padre, compiuta dal Figlio e tradotta in atto per noi dallo Spirito Santo. Certo c'è da dire che questa parola Trinità non è semplice da capire né da spiegare, e in fondo può anche non essere presente nel nostro orizzonte spirituale o nella nostra comprensione di Dio. Quando preghiamo ci rivolgiamo infatti a Dio o a Gesù. Già lo Spirito Santo è un tantino complicato, figuriamoci la Trinità. Tuttavia, quando pronunciamo una benedizione, allora ci viene quasi naturale rivolgerla nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Anche se non capiamo fino in fondo il perché, sappiamo però che la benedizione deve avere a che fare con la Trinità e la Trinità deve avere a che fare con le nostre vite. Oggi dunque abbiamo riletto una benedizione contenuta nella Bibbia, forse la più conosciuta tra tutte, la cosiddetta benedizione sacerdotale, rivolta da Dio a Mosè ed estesa a tutto il popolo, per comprendere questo legame tra la Trinità e le nostre vite. Peraltro, in questo tempo storico che stiamo vivendo abbiamo proprio bisogno di una benedizione, non per assolverci dai nostri errori, ma per prospettarci un futuro diverso, accompagnati dalla parola di Dio. Si tratta, a mio avviso, di una benedizione molto bella, che usa un linguaggio familiare. Parla infatti di una relazione genitore-figlio. Dio fa tutto quello che un genitore farebbe per i propri figli. Rappresenta tutto quello che un bambino, una bambina vede e prova con gioia nell'atteggiamento dei genitori nei suoi confronti. La protezione, il rendere i primi passi sicuri, il rassicurarlo con sguardi luminosi, il vivere sereni e in pace a motivo della loro presenza. Insomma, se questa benedizione ha a che fare con la Trinità, essa ci dice subito che la Trinità è qualcosa di molto vicino ad un'esperienza di relazione che tutti abbiamo vissuto. La nostra benedizione comincia innanzitutto così: il Signore ti benedica e ti protegga. Il primo aspetto di Dio è che egli benedice e si lega con la sua benedizione al destino degli esseri umani, fa un patto con loro e lo mantiene fedelmente. Così è stato fin dall'inizio della storia biblica con Abramo e noi crediamo che sia così anche oggi per noi. Una benedizione a cui fa seguito la promessa del suo favore e della sua protezione,
anche nel mezzo della schiavitù o della distruzione totale. Il Dio Trinitario, che lo si chiami padre, madre o in altro modo, è un Dio che ha preso sul serio la nostra vita e si è impegnato a benedirla e non maledirla, a proteggerla e non lasciarla in balia del peccato e della morte, anche nei tempi più bui della storia. Un Dio che è già in sé relazione trinitaria non poteva non essere come prima cosa in relazione con noi, una giusta relazione. Poi la benedizione continua così: il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Qui Dio appare in tutta la sua luminosità. Dio è luce che irrompe nelle tenebre e che schiarisce il cammino, cancella la paura e apre nuovi orizzonti. Noi confessiamo che Gesù Cristo è la luce del mondo, che risplende nelle tenebre. Con la sua morte e risurrezione ci ha resi liberi dal peccato e dalla paura della morte. Ci ha messi nella condizione di poter vivere la nostra vita donando e condividendo il suo amore con il prossimo. Gesù Cristo è in fondo il volto di Dio, è la manifestazione in mezzo a noi di Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù a Filippo che gli chiedeva di mostrargli il Padre. Un volto luminoso e propizio e non avverso o arrabbiato. Il volto è Gesù, vissuto come servitore nostro e morto per amore nostro. Nell'incarnazione di Cristo Dio ha rivelato se stesso come misericordioso e buono. Ha mostrato il suo volto all'umanità incredula, ha fatto risplendere la sua luce sul mondo e ci ha riconciliati con sé. Il Dio Trinitario mostra dunque a noi la sua carta d'identità in Gesù Cristo. Non ci serve altro che riconoscerlo come Signore e affidare a Lui le nostre esistenze per ritrovare il buon sentiero. Infine, la nostra benedizione si conclude così: il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Il Dio che si è legato alla nostra umanità benedicendola, che si è rivelato in Gesù Cristo come luce di giustizia, qui si mette dalla nostra parte, si rivolge verso di noi. Sa che senza il suo aiuto non saremmo capaci di riconoscere Gesù come volto di Dio, né di intravedere nelle pieghe delle nostre esistenze la sua benedizione. C'è bisogno che Egli si faccia dalla nostra parte, che metta in atto l'opera compiuta in Gesù Cristo, che testimoni in noi la rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Tutto questo si chiama Spirito Santo. Lo Spirito Santo fa sì che il volto di Dio, che è Gesù Cristo, sia sempre rivolto verso di noi, che l'azione di Dio nei nostri confronti, il suo amore per noi, sia sempre presente. E lo fa suscitando la nostra conversione, il nostro cambiamento di mentalità, rendendoci pronti a ricevere la rivelazione di Dio. Se uno non è nato di nuovo, dice Gesù a Nicodemo, non può vedere il regno di Dio. Quest'azione dello Spirito Santo porta con sé quei doni e quei frutti che sono il segno del regno di Dio che viene. Tra questi il dono della pace, che a noi manca, che non riusciamo a raggiungere facilmente nei conflitti, la pace che stiamo inseguendo in questo tempo confuso di lotta al virus, la pace che vorremmo trovare nella nostra vita. Soltanto lo Spirito Santo può realizzarla. Il Dio Trinitario si fa prossimo nello Spirito Santo e ci trasforma, permettendoci di gustare già adesso la sua pace. Come vedete, care sorelle e cari fratelli, quando la parola di Dio ci viene in soccorso, anche l'espressione Trinità può diventare familiare e piena di senso
per le nostre vite. Essa è iscritta nell'orizzonte di una benedizione, quindi di una promessa che ci viene rivolta. Ci annuncia relazione, vicinanza, cambiamento. Questa è in fondo la Trinità. Dio in relazione con noi, vicino a noi, capace di trasformarci. Abbiamo dunque tanto bisogno della benedizione di Dio perché trasformi le nostre relazioni umane segnate ancora oggi da violenze e conflitti e le conformi alla prassi dell'amore. Perché porti la luce della giustizia e della verità nel buio delle contraddizioni umane, in ogni angolo del mondo. Perché possa rinnovarci e colmarci dei suoi doni per farci sperimentare già adesso e qui la sua pace. Anche noi, sorelle e fratelli, benediciamoci gli uni gli altri e le altre. Nel nome del Dio Trinitario che è sopra di noi, per noi e con noi, ora e per sempre. Amen. Ci raccogliamo in preghiera. Dio Santo e Misericordioso, oggi abbiamo ascoltato quanto grande sia il tuo amore per ognuna e ognuno di noi e per la tua Chiesa tutta. Noi sappiamo che in te siamo benedetti, che il tuo volto risplende su noi e questa certezza di averti vicino ci rassicura in ogni momento della nostra vita. Ed è in virtù di queste benedizioni che noi possiamo affidarti tutte le persone che sono in ricerca, che sono sole, che soffrono a causa della malattia o per la perdita di un loro caro, che non riescono a vedere la prospettiva di un futuro lavorativo, che sono vittime di ingiustizie. Ecco, Signore, noi ti affidiamo tutte queste persone, affinché da te possano ricevere soccorso anche attraverso la nostra azione. Insegnaci ad amarci gli uni gli altri e a conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace, così da pervenire un giorno alla gioia del tuo regno. Te lo domandiamo nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo, che ci ha insegnato a pregarti, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male,
poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Vi invito ora a ricevere insieme la benedizione del Signore. Fratelli e sorelle, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutte e tutti voi. Amen. Thank you.